il primo veicolo chiamato Land Rover fu disegnato da Maurice Wilks nel 1947 in Inghilterra, ispirato dalle Jeep utilizzate dagli americani durante la Seconda Guerra Mondiale. Per questo il primo modello realizzato si basava proprio su una struttura della Jeep. Caratteristica base fin dal primo modello, lanciato ad Amsterdam il 30 aprile 1948, fu la trazione integrale che permise a questi veicoli di affrontare terreni anche molto accidentati. Un'altra caratteristica base fu la carrozzeria in alluminio, meno esposta alla corrosione e all'epoca non sottoposta a contingentamento dal governo britannico. Il risultato di tutto ciò è una famiglia di veicoli che ha fatto la storia dei fuoristrada e che agli inizi degli anni 70 superò il milione di vetture costruite, sia per clienti civili che militari. Infatti, fin dai primi anni, le forze militari inglesi adottarono le Land Rover affiancandole alle Austin Champ. Dal 1975, anno della nazionalizzazione della British Leyland, che aveva acquistato il marchio Rover nel 1967, il nome del celebre veicolo diventò anche quello di una casa automobilistica separata, la Land Rover. Il Land Rover è stato prodotto in diverse serie, all'inizio indicate anche dalla misura del passo in pollici. Il veicolo Land Rover 90, 110 e 130 è denominato dal 1990 Defender. La fama e il conseguente successo di questa icona del fuoristrada, che esteticamente è rimasto pressoché invariato, ha fatto sì che la casa inglese continuasse la produzione di questo veicolo dalle doti incontrastate in off-road. Le motorizzazioni nel corso degli anni sono passate dal 200 TDI con 107 cavalli al TDI 300 con 111 cavalli, fino al TDI 5 con 122 cavalli. Dal 2007 nasce la nuova versione del Land Rover Defender, che ha tra le principali caratteristiche i sedili posteriori fronte marcia nella versione 90 e 110, un nuovo motore a 4 cilindri di 2401 centimetri cubi di origine Ford e un cambio altrettanto nuovo a 6 marce. La gobbetta che spunta sul cofano motore è ormai come un marchio di caratterizzazione di quest'ultima generazione. Dal 2012 la casa sceglie di adottare il nuovo propulsore sempre della Ford di 2200 cc per adeguamento delle norme a Euro 5. Per rimarcare la straordinarietà e il successo di questo mezzo, la casa inglese propone spesso delle versioni cosiddette limited. La nostra prova per dare il giusto risalto a questa icona del fuoristrada è iniziata in una location molto inglese, il centro ippico Cem a Montalciata, dove il Defender Limited Edition faceva ben sfoggio di sé in mezzo agli ostacoli del percorso. Fuori dal comune. All'estetica pensano dettagli ben riconoscibili, a partire dal colore carrozzeria di questo esemplare del nostro test, che mette in mostra per la prima volta sul Defender un metallico Nara Bronze, che riesce ad essere rude quanto scenograficamente potente. Tinta contemporanea con finitura contrastante in Santorini Black per tetto, parafanghi e finiture. A fare la differenza anche fari anteriori e gruppi ottici posteriori LED rinnovati.
Inediti inoltre i cerchi in lega lucidi da 16 pollici Sawtooth a razze dentate. Pneumatici Goodyear Wrangler. Paraspruzzi. Paracolpi nero zigrinato ai fianchi sottoporta, che in questo caso evita l'uso delle pedane pieghevoli. Scrutando a bordo si scoprono altre realtà della Limited Edition, da affinare un abitacolo già rivoluzionato nel design e nell'ergonomia nel restyling passato. L'arredo e la plancia sono resi più attraenti nel look, quasi a dare sensazioni da track alla Revolution Man o alla Mad Max, con la bella doppia tonalità ebony e almond scelta per accompagnare l'esterno in Nara Bronze. I sedili con l'aggiunta di sostegni laterali in pelle, oltre a raggiungere nuovi livelli di comodità, dando un bel tocco alla rifinitura, come del resto la console centrale in tinta carrozzeria e il volante in pelle con cuciture a contrasto. Ad aggiungere praticità c'è invece il predellino posteriore. Alla guida ci si ritrova un diesel gradevolmente morbido su strada, ma che non demorde quando le sollecitazioni severe vogliono cattiveria e derogazione costante. Ciao a tutti, allora sono lieto di avere qua il Defender che hanno costruito per il 65esimo anniversario della Land Rover e l'abbiamo provata in una bella pista che è quella di Maggiora, che è una pista storica del fuoristrada, e niente, devo dire che da Land Roverista appassionato posso assicurarvi che a parte la motorizzazione nuova 2.2 Ford, tutto il resto è rimasto, la meccanica diciamo di trazione è rimasta la solita, per convalidare il fatto che comunque il Land Rover sono anni che ha una meccanica molto buona con delle geometrie molto soddisfacenti per il fuoristrada. La potenza di questo propulsore è rimasta di 122 cavalli, che non sono tantissimi valutati sulla carta, ma sanno convincere per la regolarità di funzionamento nell'ampio arco di giri. Le curve di rendimento indicano che dei 122 cavalli sviluppati a 3500 giri, il 90% è sempre disponibile tra 2200 e 4350 giri, mentre per la coppia il picco massimo di 360 nm si sviluppa a 2000 giri, ma tra i 1500 e i 2700 giri sono a disposizione sotto il pedale almeno 315 nm. Lungo i tratturi di montagna abbastanza impegnativi abbiamo provato a lasciare le marce lunghe e quando il numero di giri sembrava aver raggiunto il minimo, in base al rapporto inserito, bastava un'accelerazione graduale sul pedale dell'acceleratore e il nostro Defender riprendeva velocemente ad arrancare in modo spedito, questo grazie ai prodigi della mappatura. Al rendimento contribuisce parecchio anche l'associazione con la scatola cambio GFT MT82, che ha 6 marce con rapportatura studiata ad hoc. Sostanzialmente, prima corta e rapporti successivi che in progressione allungano l'elasticità, il che, è bene ricordarlo, riduce la possibilità di stallo del motore sui virtuosi passaggi hard. La presenza della sesta marcia va a favore dei viaggi per consumi e l'insonorizzazione. Le marce scorrono fluide, la frizione è massiccia come deve, ma non richiede sforzi fuori dallo standard. Per chi è abituato a Land Rover vecchia stirpe, sembra quasi di manovrare un SUV. Perfino l'assetto con i ponti rigidi pare aver superato un corso di buone maniere, ammortizzando i contraccolpi e dimostrando una discreta complicità con lo sterzo. Quando di asfalto non c'è più traccia e l'aderenza non permette di scherzare, il Defender mette davvero a frutto il suo DNA tecnico. Un telaio dalla notevole resistenza torsionale e che tra dossi e buche profonde conta sulla straordinaria articolazione dei suoi due ponti rigidi. In alcuni passaggi le ruote sembrano quasi snodate per come seguono terreno. Le sospensioni fanno il loro lavoro più che egregiamente, ben ammortizzate nella prima parte dell'escursione, più dure dopo per non affondare sotto i colpi degli ostacoli seri. Gli sbalzi della carrozzeria ridotti all'osso sono il vantaggio che davanti agli ostacoli mette tranquillità, perfino arroganza quando l'impeto necessario a superare un passaggio non fa preoccupare di raschiate al terreno.
le quattro ruote motrici permanenti dispongono in questi casi di vari plus. Per esempio, il blocco differenziale centrale si può inserire sia con le marce alte che con le ridotte, che mettono a disposizione una forza da trattore a velocità minima, mentre il gas si lascia dosare con sensibilità. Una gioia per la guida in aderenza. Una nota per il sistema di controllo elettronico della trazione TCS, fornito abbinato all'ABS, che merita di essere preso in seria considerazione per l'efficacia in situazioni di slittamento, anche in solchi profondi. Il TCS ha cominciato d'un tratto a ripartire la trazione, fornendo quel colpo di reni che ha dato modo al Defender di riconquistare mobilità. Il tutto affrontabile con l'originalità di questa serie Limited Edition, sembra ancora più bello. Il prezzo di listino è di circa 39.000 euro.